vicinissimi al Natale, occupiamo il tempo con i nostri bimbi. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Sono qui per proporvi un'idea per passare insieme ai vostri piccolini l'antivigilia di Natale, oppure la notte di Natale, oppure il giorno stesso di Natale, a creare qualcosa di veramente simbolico e carino con i vostri piccoli. Io nel video userò la colla a caldo, ma naturalmente voi se state con i bambini usate o l'attaccatutto o la Vinavil, funzionano lo stesso e allungano soltanto i tempi di asciugatura. Ma adesso basta parlare e spostiamoci sul piano da lavoro per creare i nostri presepi fermatovaglioli. Ed ecco l'occorrente per creare il nostro fermatovaglioli, decorazione per la tavola, ma anche decorazione per l'albero a forma di presepe. Allora, innanzitutto ci occorre una penna marker nera, qualcosa che scriva sul legno però, un paio di forbici, potrebbe occorrerci un tagliabalsa, pistola a caldo e relativa stecca, 4 a bassa lingua. Ci occorrerà anche un pochino di colla stick, un pezzettino di carta velluto marrone, un pezzettino di carta velluto giallo, della carta glitterosa o della carta dorata e poi degli scampolini di stoffa. Ci serviranno proprio dei pezzettini di stoffa di vario colore per creare i vestitini dei nostri personaggi. Cominciamo subito, prendiamo la nostra carta dorata e rendiamola double face, quindi con della colla stick sporchiamone tutto il retro. Se ce l'avete voi già dorata double face, avete il lavoro bello e pronto. E pieghiamola in due. Togliamo l'eccesso. Da questa dobbiamo fare uscire 3 aureole e una bella stella. Quindi cominciamo subito a disegnarle. Ok, ritagliamo questi pezzi. A questo punto prendiamo quello che sarà i nostri personaggi. Dovremo avere 2 a bassa lingua nella loro lunghezza e uno che appunto sarà Gesù Bambino, che per ovvi motivi dovrà essere un po' più piccolo. Quindi con il tagliabalza piano piano incidiamo, possiamo anche tagliarlo dritto, non si vede, quindi incidiamo all'altezza che vogliamo si spezzi. Con la carta velluto facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto con la carta dorata, quindi rendiamola vellutata da ambo i lati piegandone 2 lembi l'uno sull'altro, e così prendiamo 2 pezzettini dritti, ok, e da una parte facciamo una sorta di curva che taglieremo tutta a frangine, così, e questa appiccichiamola così in alto su uno delle due estremità degli abbassalingua, così, con un punto di colla a caldo, senza perderci troppo tempo. Quello che fuoriuscirà poi lo taglieremo successivamente. Così. Quindi togliamo proprio l'eccesso senza farci troppi problemi. E poi un pochettino sfrangiamo verso l'alto per dare un po' di movimento. Così. Allo stesso modo facciamo una frangetta con gli altri, con l'altro, e appiccichiamola sempre in alto e lasciamo aderire ben bene. Con un altro pochino facciamo una sorta di curvetta. Stiamo facendo i capelli della Madonna che andremo ad appiccicare qui lateralmente. Quindi un puntino di colla, proprio poca, e appiccichiamo.
E adesso anche a San Giuseppe togliamo l'eccesso, il ciuffone in alto, che così sembra uno. Oh, perfetto. Adesso la Madonnina, ovviamente io vorrei vestirla d'azzurro, ma sotto vorrei metterle anche un altro vestitino. Quindi prendo un pezzettino di stoffa e possibilmente che abbia qualche richiamo d'azzurro, taglio con la forma del viso, mi taglio con una forma semicircolare, così, do un punto di colla e aggancio, tac. E naturalmente lo svolto anche sul retro, quindi colla a caldo e giro. Colla a caldo a questo punto piego in dentro con la colla a caldo un po' di stoffa azzurra, così, in modo da fare un orlo che renda abbastanza rifinito il tutto, e faccio il mantello alla Madonna, così, e poi naturalmente glielo piego davanti in modo che sia bella rifinita e pulitina. Non attacco nulla per ora, attacco solamente la parte retrostante, quindi colla a caldo su tutto, bella abbondante, e attacco. Tacchete. Faccio il giro attorno al viso, quindi metto la colla a caldo sul laterale, fa anche del viso, e faccio il giro attorno al viso per attaccare naturalmente il mantello alla Madonnina da una parte, così, e dall'altra pure. Piego ulteriormente e aggancio i due lembi qui al centro per una volta, tac. Quindi faccio un'altra piega e aggancio qui, quindi altro colla a caldo. È tutto molto approssimativo, senza misure, senza nulla. Ok, uno sull'altro, anzi uno sull'altro, così. Ora, per rendere più realistica la mia Madonnina, oddio, realistica sempre nell'ordine di un pupazzo, disegno. E voilà, è la boccuccia. Quindi sul retro appiccico l'aureola. Eccola qui. Ora è il momento di fare Gesù Bambino. Anche lui facciamo gli occhietti, 1 e 2. A Gesù Bambino, volendo, potremmo fare anche un ricciolino. Ah, guarda, questa è adesiva, quindi posso fare così e piegarla su se stessa. Quindi prendere un pezzettino di carta gialla, tagliare in più punti, così a frangina, senza segarci le dita, grazie. Quindi con la colla a caldo appiccicare al centro senza bruciarci, lasciare asciugare e ovviamente eliminare l'eccesso. Ricciolino.
prendiamo il vestitino candido e bianco, punto di colla sul davanti, adagiamo il nostro vestitino e ovviamente svoltiamolo dietro togliendo il disavanzo. Questo è un lavoretto veramente veloce e carino, che con la colla normale potrete fare anche con i piccolini. Con la colla a caldo meglio di no. Prendo un pezzettino di questa stoffa, chiudo l'orlo nella parte superiore con un po' di colla a caldo, tac, senza bruciarci mi raccomando, ma ben chiuso. Quindi come prima metto Gesù Bambino e ne attacco il retro, colla a caldo su tutto il bordo, così, specialmente nella parte dell'attaccatura della testa, chiudo attorno e faccio in modo che il tutto si agganci ben bene da una parte e dall'altra. Anche qui dobbiamo fare invece proprio il fagottino, quindi tagliamo ben bene la parte sottostante, perché qui quello che dobbiamo fare è proprio il fagottino, così. Allora, punto di colla e chiudiamo molto a triangolo e voilà, punto di colla e anche qui chiudiamolo molto su se stesso a triangolo, poi chiudo nella parte bassa, quindi punto di colla in basso e anche qui senza bruciarci chiudiamo ben bene. Tolgo in evidenza le sfrangiature. Anche al bambinello dobbiamo mettere l'aureola, non ce la dimentichiamo, mi raccomando. I colori non sono messi a caso, anche se è un presepe da piccoli e da bimbi abituiamoci ad usare un linguaggio corretto. L'azzurro è il colore celeste della Madonna, da sempre usato come colore mariano. Rosso è il colore della passione di Cristo, è il colore di Gesù da sempre. San Giuseppe, verde e giallo sono colori più terreni. Giuseppe è un uomo, quindi mi piace darvi anche queste piccole connotazioni pseudoculturali, diciamo così, anche nelle cose più sciocchine. Con uno spiedo lo adagio, lo faccio passare da dentro e faccio il tipico bastone di San Giuseppe. Quindi punto di colla e lo inserisco tra le vesti, così. Prendo un altro abbassalingua, prendo un pochino di carta dorata, sporcando con la colla stick, fodero il mio abbassalingua. Quindi prendo un cordoncino dorato, lo metto in doppio e lo appiccico qui con un pochino di colla e taglio l'eccesso, ovviamente. Sulla parte anteriore, con un pochino di colla a caldo, io fisserò uno degli angoli della stella alla stecchetta che abbiamo così creato. Adesso assembliamo i nostri personaggi. Come primo metteremo Giuseppe proprio qui, quindi punto di colla a caldo e adagiamo San Giuseppe. Su San Giuseppe adageremo la Madonnina,
qui, quindi punto di colla sulla Madonnina, così siamo certi di imbroccare bene il punto e appoggiamola. Ultimo, ma non per importanza, metteremo Gesù Bambino qui tra le braccia della Madonna. E voilà, che bellino! Veramente un lavoro semplice che potrete o appendere al vostro albero di Natale o usare come fermatovagliolo, agganciandolo sempre con il laccetto appunto al vostro tovagliolo e magari regalandolo ai commensali la notte di Natale. Penso che sia un pensiero bellissimo da far trovare sulle nostre tavole. Ora vi lascio alle foto e noi ci vediamo di là, che ho ancora qualcosina da dirvi. Il nostro presepe fatto con gli abbassa lingua, con le stecche del gelato, facile facile, con degli scampoli di risulta potrete creare un presepe graziosissimo che potrete usare come decorazione da appendere all'albero, che come fermatovagliolo per il giorno o la notte di Natale. Spero che questa idea vi sia piaciuta e vi abbia fatto trascorrere un'oretta piacevole insieme ai vostri bambini. Se è così, mi raccomando, regalatemi un pollice in su e condividetemi sulle vostre pagine Facebook. Io vi aspetto sempre anche sul canale Ombretta e sul canale Due Cuori e Una Cappa per continuare a stare insieme lungo tutti i giorni della settimana. E vi ringrazio sempre per essere così gentili e così teneri con me, così cari. Grazie, grazie di cuore. Ragazzi, buon Natale! Siamo proprio agli sgoccioli. Il prossimo video sarà proprio il giorno di Natale. Vengo a bussare a casa vostra e a farvi gli auguri. Mi raccomando, apritemi! Intanto buona preparazione a Natale, buona vigilia di Natale, passatelo serenamente con i vostri cari, vogliatevi bene, vivetelo col sorriso nel cuore e con un animo pieno di speranza per le migliorie del futuro. Un bacio a tutti, un bacio a chi è in ospedale, un bacio a chi sta combattendo contro qualcosa, che sia una malattia o un brutto periodo. Un bacio ai bimbi, un bacio ai grandi, un bacio a tutti, un bacio a tutti, vi voglio bene. Ci vediamo presto. Da Ombretta ed Arte per te è tutto. Buon Natale!